1 marzo 1999, Sony Computer Entertainment presenta al mondo videoludico il suo nuovo gioiellino, PlayStation 2, l'evoluzione della già fortunata PlayStation 1, che ormai stava diventando un sistema obsoleto, vista la rapidità evolutiva delle macchine videoludiche in quegli ultimi anni. La sua nascita riscontrò però alcuni problemi di concezione, tant'è che la produzione iniziale fu molto lenta. La nuova creatura targata Sony venne comunque presentata alle 3 di Los Angeles, correlata da un paio di demo preparate appositamente per l'occasione, in maniera molto repentina, atte a dimostrare la strabiliante potenza di calcolo che la console poteva offrire. Le demo dimostravano un'animazione pro PS2 entro la fine del 2003. Fu ufficialmente commercializzata il 4 marzo del 2000 in Giappone, il 26 ottobre nel Nord America e il 24 novembre in Europa. PS2 venne prodotta in diversi colori, oltre al classico nero della versione del lancio, ed era di dimensioni alquanto generose, anche se con un design molto curato. Le caratteristiche che fecero di PlayStation 2 un prodotto vincente furono: possibilità di leggere sia CD musicali che DVD video, trasformandolo in una postazione media center completa e affidabile, ampliando moltissimo il bacino d'utenza, che non vedeva più in PlayStation solo un gioco per i figli, ma anche un lettore DVD con il quale poter intrattenere l'intero nucleo familiare. Possibilità di connessione ad internet per partite in multiplayer. Creazione di giochi per un pubblico sempre più maturo. Retrocompatibilità con i giochi di PlayStation 1 e con le sue periferiche, trasformando PlayStation 2 nell'unica macchina che bastava possedere per poter fruire di vecchi e nuovi titoli, oltre che ascoltare musica e vedere i film. Nel 2004 Sony iniziava a pensare di aver ormai raggiunto il massimo delle vendite per il suo prodotto, con oltre 70 milioni di unità vendute, ma dovette ricredersi positivamente quando nel settembre dello stesso anno, in concomitanza con l'uscita del videogioco GTA San Andreas, lanciò sul mercato la nuova versione della console chiamata PS2 Slim. Di dimensioni molto ridotte rispetto alla prima versione, ma con identiche peculiarità tecniche, PS2 Slim riuscì a dar nuova linfa vitale alle vendite hardware di Sony, come già successe in precedenza con PS1. Infatti, PS2 Slim superò le 140 milioni di unità vendute. In PS2 Slim fu integrato un adattatore di rete, infatti nella versione precedente dovevamo affidarci ad un adattatore esterno per potersi collegare ad internet, e fu tolto l'adattatore EIDE, che serviva nella versione FAT a poter collegare un hard disk interno. Nel 2007 fu prodotta una nuova versione della Slim, con finiture lucide che ricordavano il design di PS3 e l'aggiunta di un alimentatore interno. Il successo di questa console, facente parte della sesta generazione videoludica, ha portato Sony a produrla fino al 28 dicembre 2012, anche se la Sony stessa dichiara che ancora oggi ci sono molte richieste di questa console da parte di zone come il Sud America ed il Medio Oriente. Infatti, alcuni grandi brand continuano tutt'oggi a produrre giochi anche per PS2, come per esempio FIFA 14 e PES 2014. PlayStation 2, al contrario del sistema portatile PSP, è dotato di blocco regionale che vale sia per i giochi che per i film in DVD. Ma questo problema, se così vogliamo definirlo, fu aggirato dagli hacker grazie alle varie modifiche nate per la console stessa, che davano la possibilità di lettura completa a prescindere dalla geolocalizzazione o dal fatto che siano software originali o meno. Gli accessori per PSD non mancarono, come DualShock 2, molto simile a quello di PS1 ma di colore nero, maggior sensibilità sulla pressione dei tasti e motori per l'effetto vibrazione potenziati. PlayStation 2 Network Adapter, adattatore di rete indispensabile per collegarsi ad internet se si possedeva la prima versione della console. Memory card potenziata da 8 MB, videocamera e toy, set di cuffie e microfoni, chitarra per giochi come Guitar Hero, microfoni per giochi come i vari SingStar, telecomando utilissimo se vogliamo goderci un bel film. E molti molti altri ancora. Ma come sempre non si può parlare del successo di una console senza fare chiaro riferimento ai giochi. E quindi... Posizione 5! Gran Turismo 4 è un simulatore di guida sviluppato dalla Polyphony Digital e disponibile su console PlayStation 2 in due diverse versioni, Gran Turismo 4 Prologue e Gran Turismo 4 The Real Driving Simulator. È il quarto capitolo dell'omonima serie. Rispetto al predecessore, GT4, è sicuramente un prodotto di maggior qualità tecnica sotto diversi punti di vista. Per quanto riguarda la grafica del gioco, le auto ed i vari scenari risultano più realistici. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi tracciati. Tra i nuovi circuiti spiccano quelli cittadini di Assisi e Capri. Il gioco supporta anche il rapporto d'aspetto 16 noni. Ha venduto 9.510.000 copie. Posizione 4.
Grand Theft Auto. Noto come GTA 3, è il terzo capitolo della serie di videogiochi Grand Theft Auto, ultimo titolo sviluppato dalla DMA Design prima dell'acquisizione da parte della Take-Two Interactive. È il primo titolo tridimensionale della serie, realizzato tramite il motore grafico Renderware. Pubblicato e distribuito in Giappone dalla Capcom, GTA 3 è stato il videogioco più venduto nel 2001 negli Stati Uniti d'America ed in Europa. Ha venduto 11.600.000 copie. Posizione 3. Grand Theft Auto Vice City. È il quarto capitolo della serie di videogiochi di GTA, sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games nel 2002. È entrato nel Guinness World Records come secondo gioco più venduto per PlayStation 2 con 9 milioni di copie a dicembre 2003. Attualmente conta ben 14 milioni 200.000 copie vendute. Posizione 2. Gran Turismo 3 Ace Patch. È un simulatore di guida prodotto da Polyphony Digital. È il terzo titolo della saga Gran Turismo. È stato pubblicato in Giappone il 28 aprile 2001, negli States il 10 luglio 2001 e in Europa il 20 luglio 2001 per PlayStation 2. Diventa Platinum nel 2002. Gran Turismo 3 è il primo Gran Turismo per PlayStation 2 e offre una grafica superiore ai precedenti titoli e una simulazione molto più realistica. Vengono utilizzati fino a 5.000 poligoni per vettura, contro i 500 usati in Gran Turismo 2. Le macchine sono più sensibili alle brusche frenate o alle derapate e tendono a finire fuori strada più facilmente. Ha venduto 14.870.000 copie. Posizione 1. Grand Theft Auto San Andreas. È un videogioco action adventure open world, sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games. È il quinto capitolo della serie di videogiochi di GTA ed il terzo in 3D, pubblicato il 25 gennaio 2004 solo per PlayStation 2. Ha venduto 17.410.000 copie. PlayStation 2, una console formidabile, dotata di una longevità senza fine. Tutt'oggi chi ne possiede una la tiene attaccata al proprio televisore, pronta per essere accesa, regalandoci ore di divertimento senza fine. Aver giocato ad un titolo PS2 lo trovo d'obbligo per ogni videogiocatore che si rispetti. Esistono anche degli emulatori per PC che ci consentono di provare i vecchi titoli, ma vi consiglio di procurarvi una console visto che i prezzi sono veramente irrisori e provare il vero feeling che solo una PS2 può darvi. Come sempre, se vi è piaciuto il video, spolliciate, condividete, commentate ed iscrivetevi al canale. E se siete curiosi, andate a vedervi anche le altre recensioni, sempre ricche di informazioni, e che vi faranno fare un bel tuffo nel passato. Ciao raga! E stay tuned! Jarvis, è ora di andare.